Vicenza, ordinanza contro la siccità, stop a lavaggi auto, irrigazione e piscine. Lo stato siccitoso e la mancanza di precipitazioni stanno riducendo le falde acquifere ai minimi storici. Per questo motivo il sindaco di Vicenza ha emanato l'ordinanza che ne vieta lo spreco fino al 31 agosto. I cittadini residenti o che lavorano con attività proprie nel territorio comunale dovranno fare i conti con le restrizioni messe in atto per il contenimento dei consumi dell'acqua potabile. Il primo cittadino, Francesco Rucco, ha notificato la nuova disposizione nella giornata di oggi 22 giugno, attiva per i prossimi 2 mesi. Vietato lavare piazzali, vialetti, autoveicoli, niente fontane, zampilli, piscine. L'acqua erogata dall'acquedotto non potrà essere utilizzata dalle 6 del mattino a mezzanotte per innaffiare giardini e orti. L'invito è rivolto anche per l'utilizzo domestico. La parola d'ordine è risparmiare. Visto il perdurare della siccità e la necessità richiamata da numerose istituzioni di assicurare il fabbisogno di acqua per usi igienici e alimentari, afferma l'assessore all'ambiente Simona Siotto, abbiamo ritenuto doveroso procedere con un provvedimento che richiami tutti i cittadini a ridurre il consumo d'acqua. È vietato l'utilizzo dell'acqua potabile erogata dall'acquedotto per il lavaggio di piazzali e vialetti, salvo necessità legate all'igiene pubblica e l'autorizzazione dell'ufficio ambiente. I veicoli si potranno lavare solo negli autolavaggi. Non è permesso l'uso dell'acqua per fontane ornamentali, zampilli e piscine, a meno che non siano dotati di dispositivi per il riciclo artificiale. Dalle 6 alle 24 non è consentito innaffiare prati, giardini e orti con qualsiasi mezzo, se non utilizzando fonti indipendenti, come per esempio il recupero dell'acqua piovana.